Sgomberata una palazzina per problemi strutturali statici in via Monte Amiata a Borgo Santa Maria nel comune di Pesaro. 7 appartamenti dal civico 2 al civico 4 sono stati decretati non fruibili da parte del sindaco Andrea Biancani in seguito alla relazione dei vigili del fuoco. Durante il sopralluogo sono state osservate lesioni estese di notevoli dimensioni nelle tamponature interne ed esterne. Lesioni che hanno reso non fruibili gli appartamenti e obbligato il comune di Pesaro a diramare un'ordinanza urgente di sgombero temporaneo. È successo che la notte si è sentito un gran botte, ma botte abbiamo pensato cosa c'è, non so. E quando si è svegliato la mia nuora che dorme in questa, era aperto il muro più da prima, perché prima la crepa era allargata. E siamo disperati perché non è che la prima volta siamo lamentati da amministratore, da addirittura abbiamo preso un avvocato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il sindaco? Il sindaco e compagnia amministratore è venuto, adesso si è ricordato. E il sindaco cosa le ha detto? Adesso ha detto che dovete uscire fuori. Il sindaco Biancani, dopo il sopralluogo di ieri sera, è tornato nella palazzina di via Monte Amiata anche nel pomeriggio odierno. Grazie all'aiuto della protezione civile, ieri è stato messo a disposizione delle famiglie il paladì di Campanara, mentre questa sera verrà allestita la palestra della scuola primaria di Borgo Santa Maria. Con noi oggi è venuto l'ingegner Paci che sta seguendo i condomini ormai da un po' di tempo e rispetto a quello che ha visto non ci sono le condizioni per rimuovere questa ordinanza che ho fatto ieri sera e quindi purtroppo devo ribadire che per i condomini gli abitanti non potranno entrare in casa neppure questa sera. Quando dico questa sera almeno non potranno entrare fino a circa il 10 di settembre, quindi tutto il mese di agosto e non solo, perché l'ingegnere ha previsto di fare tutta una serie di verifiche, un monitoraggio per verificare quella che è la quantità del movimento che è in atto. Quindi nel frattempo però l'ingegnere presenterà il progetto entro questa settimana ai condomini, io mi auguro che la prossima settimana i condomini approvino il progetto in assemblea condominiale per poi andare a presentare il progetto al Genio Civile e ovviamente in comune. Quello che ho potuto dire è che sicuramente cercherò di interfacciarmi anche con i vari enti per far sì, come dire, che il progetto possa essere approvato nei tempi più brevi possibili, questo per far sì che ovviamente prima parte il progetto, prima le persone possano rientrare.